Sì, è l'occasione stamattina di poter nel salutare con emozione la città, la provincia di Agrigento, che approfitto e ringrazio gli amici, tutti quanti voi, amici della stampa, che diffondete con positività quello che abbiamo fatto in questo periodo di tempo. È l'occasione per ringraziare i miei uomini, le donne della Polizia di Stato, dell'Amministrazione Generale dell'Interno, le organizzazioni sindacali con le quali abbiamo condiviso in questi 2 anni tutta una serie di progetti anche per poter meglio essere presenti sul territorio. A loro va il mio sentito ringraziamento. È un momento non tanto di bilanci, bilanci li lascio in questo momento a chi fa un calcolo statistico tra arresti, denunce o altro. Questo sicuramente è un dato significativo ed è importante. A me in questo momento preme davvero trasmettere l'emozione che ho in questo momento nel lasciare una città e una provincia che mi ha dato tanto e mi auguro di poter lasciare quello che è stato il mio comportamento in questi 2 anni. Di poter essere così un esempio per chi è più giovane di poter credere nel cambiamento, di poter credere nel rispetto della legge, che soltanto nel rispetto della legalità si può crescere. In questi 2 anni noi abbiamo così inaugurato, intitolato questo palazzo alla memoria di Beppe Montana, funzionario ucciso dalla mafia il 28 luglio 1985, di questo sono riconoscente alle istituzioni locali che l'hanno consentito, noi siamo riusciti a farlo. Abbiamo recentemente avuto 3.000 giovani studenti che hanno frequentato i nostri ambienti, siamo andati a trovarli presso i loro istituti con un percorso di formazione e informazione su quelli che possono essere i rischi e della droga e dell'alcol e di frequentazioni molto probabilmente non molto opportune. Abbiamo fatto toccare loro con mano quello che la mafia ha fatto in questi anni in Sicilia, quindi dal poter guardare la teca alla quarta sauna 15, i resti della macchina di Antonio Rocco e Vito che scortavano il giudice Falcone e Francesca Morvillo che sono morti il 23 maggio del 92. Abbiamo visto le foto di queste stragi e i ragazzi davanti a queste immagini hanno potuto vedere e sentir parlare Tina Montinaro, Giovanni Montinaro, è venuto il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, direttore generale della pubblica sicurezza, in ben 3 occasioni e tutti hanno ben presente ciò che ha detto in ultima occasione. Cioè, tante cose sono state fatte, la battaglia è ancora lunga, la mafia è ancora presente, ma le istituzioni sono presenti. E la Polizia di Stato, che io ho l'onore di rappresentare in questo momento, fino a lunedì, ancora da questore di Agrigento, è al primo posto in Italia per gradimento come istituzione. E di questo va detto grazie davvero alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Questa è l'occasione di poter fare gli auguri a Rossella Iraci, il questore di Agrigento da martedì, che troverà, oltre che una splendida città, la conosce già perché è di origini siciliane, uno splendido mare, splendide persone, tanta voglia di mettersi in discussione e tanta voglia di cambiare. Io sono convinto che il percorso è lungo, la fatica è tanta, ma il lavoro non ci spaventa, nemmeno il sacrificio. Per cui davvero grazie e buon proseguimento di percorso da parte di tutti quanti noi. Grazie ancora.